Cosa c'entra i ricchi e poveri con la Bibbia? Al Meeting presenterò uno spettacolo dal titolo La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli. Che uno dice: cosa c'entra Paolo Cevoli con la Bibbia? Che Paolo Cevoli fa ridere, dice delle patacate, la Bibbia non lo so, è una sorpresa. No, c'entra, perché nella Bibbia c'è tanta ironia. Allora io cerco di raccoglierla qua e là e la metto in scena. Lui ebbe compassione e cucide i vestiti con delle pelli di animali e li vestì. Tenete, prendeteli, tanto poi, prima o poi lo scamosciato torna di nuovo. Il titolo del Meeting, le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice, penso che sia perfetto per il mio spettacolo, perché la Bibbia ha proprio questa sintesi, si potrebbe dire. Quindi non dico in che cosa, però vedrete che lo spettacolo parla proprio di questo argomento qui. Solo che, come il telefono senza fili, dopo 1500 piani, la cassuola arriva dove ci sono i bergamaschi, fa la cassuola, viene di cassola, non ti chiamerai più Abramo, ma Abramo. Ah, io penso che il Meeting sia una cosa unica, perché è una occasione di incontro che c'è proprio unica al mondo. Si possono incontrare un sacco di gente, un sacco di persone. Devo dire, per me è bello sia dal punto di vista del fare lo spettacolo, ma anche per girare, incontrare gente, stare a sentire le conferenze, le adunanze che ci sono, è molto bello. Secondo me sono gli angeli. Allora vorrei invitare tutti quelli che vogliono ridere e vedere una cosa bella allo spettacolo che farò al Meeting il 23 agosto in auditorium. Venite a vedere, perché vedrete che sarà una cosa particolare. Come Paolo Cevoli e la Bibbia, sì, proprio così. Vi aspetto. Non hai capito, devi essere circonciso. Hai ragione, io devo essere più circonciso, perché Paolo.